un'inaccettabile aggressione militare e violenta della Russia in danno del popolo dell'Ucraina, ma al tempo stesso una violazione di elementari rispetti di democrazia e di libertà. Proprio nel cuore dell'Europa, Palermo, città dei diritti, invoca con forza il diritto dei diritti, che è il diritto alla pace. Lo fa con questa mobilitazione in piazza, lo fa illuminando con i colori dell'Ucraina il Palazzo delle Aquile, il Palazzo di Città, al tempo stesso con i colori della pace il Teatro Massimo, con un coro di voci bianche, per mandare un messaggio che è certamente sociale, certamente popolare, ma sicuramente artistico e culturale. Ancora una volta Palermo, città dei diritti, dice no a questa inaccettabile aggressione da parte della Russia nel cuore dell'Europa.